cercheremo di stare attaccati ad Avellino il più possibile e poi dopo alla fine vediamo che cosa succede. Questo per noi sarebbe già un successo, rimanere attaccati tutta la gara ad Avellino, poi dopo vediamo. Ma immagino che hai visto la gara di Avellino contro Milano, qual è la tua impressione della formazione di coach Sacripanti e se magari fa più paura dopo questa partita? Io lo ragiono da tifoso, da cliente del bar, quindi ragiono da allenatore. Avellino era buona anche se avesse persa, è una signora squadra anche se avesse persa con Milano, quindi è una squadra... Nonostante l'assenza nei lunghi, nel lungo, nel cambio, nel titolare lungo in questo momento, è una squadra super completa che ha talento fisico ed esperienza, come dicevo, è una squadra che tranquillamente corre per i primi quattro posti, quindi non è che la vittoria di Milano ci spaventa di più. Sappiamo che giocheremo contro una squadra che lotta per il titolo e quindi quando giochi contro queste squadre non basta fare una grande partita, ma devi fare quasi la partita perfetta. Secondo te davvero Avellino ha la chance di conquistare il titolo? Ma sicuramente, adesso ti dico, è una squadra che da primi quattro posti senza problemi, infatti c'è anche dentro nei quattro posti, primi quattro posti. È chiaro che poi dopo l'aggiunta giusta nella posizione giusta è quella che ti può far fare il salto di qualità, per cui se lotti per l'ottavo posto ti può far saltare i primi quattro, se lotti per il terzo e il quarto e automaticamente l'aggiunta di un giocatore ti fa correre per il titolo, quindi anche se è straforte adesso Avellino, con l'aggiunta di un giocatore tra l'altro, si dice poi adesso non so, uno come Logan, è ovvio che è una squadra che punta per il titolo. È chiaro che vincere il titolo per Avellino sarebbe una cosa, qualcosa di storico, tu qualcosa di storico lo hai fatto con Caserta, è vero sono tempi differenti, squadre differenti, ma... Quanto sarebbe importante riportare il tricolore al sud e in Campania in questo caso? Ma allora, dal punto di vista dell'orgoglio da meridionale sarebbe una grandissima soddisfazione, quindi è ovvio che se devo scegliere vince Avellino, vince Milano, preferisco che vince Avellino da meridionale. Per il resto parliamo di due epoche diverse, una pallacanestro diversa, quindi non è paragonabile allo scudetto di Caserta con